ragazze, eccomi tornata con un nuovo video e oggi sono qui per parlarvi di alcuni campioncini che mi sono stati gentilmente inviati dal sito Puro Bio e ovviamente trovate tutti quanti i link giù nell'info box e vi invito a farci un salto, soprattutto appunto per gli amanti del bio, perché ha davvero tante cosine interessanti. Allora, inizierei subito da quelli per i capelli. Allora, io qui ho capito una cosa, che l'ho capita anche perché ho testato un altro prodotto che mi è stato inviato da un'altra azienda e si tratta di uno shampoo bio. Ho capito che i miei capelli sono troppo abituati comunque a prodotti non bio, perché come sapete uso gli ultra dolce, che sì, non hanno un inci pessimo, ma non hanno un inci verde. Quindi quando io vado a provare dei prodotti con inci verde il risultato non è male, cioè premetto questa cosa, ma al momento del lavaggio è come se, non so nemmeno come spiegarvi, come se il prodotto non prendesse sui miei capelli. E non lo so, una sensazione un po' strana, in effetti mi dispiace. Allora, partiamo appunto proprio dalle cose per i capelli. Mi scuso se vedete i campioncini mezzi rotti. Ed è questo qui della Bema. Ed è uno shampoo rinforzante e rivitalizzante, sì. Ah, intanto, con il fatto che proprio il prodotto non acchiappava sui capelli, non so davvero come spiegarvi, questo campioncino non mi è nemmeno bastato per un lavaggio, perché è come se mi serviva una quantità enorme di prodotto. E mi dispiace tanto questa cosa, perché insomma non so nemmeno cosa dirvi, onestamente. Sicuramente, secondo me, è un problema dei miei capelli, perché appunto, cioè, ho letto comunque in giro su vari forum, su vari gruppi, che tutte le persone che passano, diciamo, in tronco al bio hanno questo tipo di problema, quindi assolutamente sarà un problema dei miei capelli. E poi ho provato questo balsamo ai semi di lino e mandarino della Saponaria. E questo è, allora, questo mi è piaciuto tanto perché districava benissimo i capelli, ma diciamo un po' lo stesso discorso dello shampoo, perché un campioncino non mi è bastato per per un'applicazione. Me ne sarebbero serviti almeno due, quindi mi dispiace un po' questa cosa, però effettivamente districava molto bene, ha un buonissimo ha un buonissimo odore. È con estratti di moringa, pantenoli, oligosaccaridi della frutta ed è davvero buono, cioè questo insomma è un prodotto che mi sento di consigliarvi e mi dispiace perché avessi avuto un altro campioncino l'avrei testato davvero molto volentieri. Passiamo a un prodotto che mi è piaciuto da morire, è una crema mani, sempre della Bema, ed è questa crema mani qui, Belle Mani Bio. Ah, intanto, io per le creme mani sono molto esigente, perché ho la pelle delle mani molto molto secca, specialmente adesso in inverno, con l'autunno, col vento, cioè inizia proprio a essere screpolata, cioè l'inverno è tipo carta vetrata al posto delle mani, e quindi metto comunque abitualmente delle creme, ma o sono troppo burrose, o mi lasciano le mani appiccicate, o l'odore è troppo forte, cioè diciamo la crema perfetta, cioè è difficile per me. Invece questa mi è piaciuta tantissimo perché è molto corposa e idratante, quindi ne basta una quantità minima, cioè tipo con questo campioncino ci ho fatto 4 giorni mettendola tutte le sere. Quindi il prodotto è veramente minimo da utilizzare, lascia la pelle morbidissima e il profumo è molto molto delicato come piace a me, perché comunque non mi piace avere profumi troppo forti sulle mani, invece è molto delicato e buona, veramente un'ottima crema mani e questa onestamente sto pensando anche all'acquisto appunto per quest'inverno, questa ve la straconsiglio. Poi ho provato questo campioncino di crema anticellulite, sempre della Bema Bio, ed è appunto a base di arancia e caffè. Allora, ovviamente con un campioncino non posso dirvi sta che, però ho notato, mi è piaciuto tantissimo. Intanto, rispetto alle altre creme anticellulite, che insomma è difficile che uno si trova una crema anticellulite con un buon odore,
Invece questo è veramente ottimo, è delicato e lascia proprio questo odore agrumato. E poi la pelle, proprio la prima applicazione, era molto molto più compatta e liscia. Quindi insomma io penso che usato nel tempo potrebbe dare assolutamente dei risultati. Ovviamente non posso dirvi altro perché con un campioncino non posso dirvi sì, è scomparsa la cellulite. Poi una crema invece per i piedi, sempre della Bemo Bio, è una crema deodorante. Allora, qui vi dico che dal punto di vista dell'odore non mi ha fatto impazzire, perché mamma mia, perché è un odore fortissimo di mentolo, di menta, di mentolo, che a chi piace la menta è ottimo, a me la menta fa schifo, cioè non mangio nemmeno le gomme da masticare, quindi figuratevi. Quindi dal punto di vista dell'odore, sono onesta, non mi ha fatto impazzire. Ma dal punto invece di vista di idratazione era ottimo, poi comunque molto molto corposo e idratante e messa la sera, la mattina i piedi erano assolutamente morbidissimi e super idratati, quindi diciamo che la prenderei più come crema idratante e non come crema antiodore perché, boh, diciamo l'odore non è proprio dei più delicati, quello sì, però dal punto di vista di idratazione mi è piaciuta tantissimo. E ora passiamo a tre campioncini per il viso che mi sono piaciuti tutti e tre tantissimo. Allora, quella che mi è piaciuta più di tutti è questa qui, della Bema Bio, ed è una crema Ego Bio idratante per il viso. Mi è piaciuta tanto sia perché è molto molto idratante, ma allo stesso tempo l'ho potuta utilizzare anche come base trucco e l'odore era davvero buono, era io non so come definirlo. Cioè, io sento tipo camomilla, non lo so, un odore davvero rilassante, mi piaceva tantissimo. E comunque anche l'idratazione era molto molto alta e veramente un'ottima ottima crema questa qui. Poi, c'era questa biocrema all'ippocastano che dal punto di vista funzionale è un'ottima crema, anche questa della Bema, solo che non c'era scritto davanti. È un'ottima crema, ma l'odore a me non piaceva per nulla. Cioè, poi ovviamente gli odori sono una cosa molto personale, però a me di questo l'odore non mi è piaciuto proprio. Però era molto molto idratante, più idratante dell'altra. Infatti questa l'ho utilizzata solamente la sera perché comunque tendeva anche a mettersi un pochino di più ad asciugarsi, perché era davvero molto idratante. Però al di là dell'odore mi è piaciuta molto. E appunto, peccato, c'è scritto proprio gli estratti di ippocastano, foglie di tè verde con corteccia di salice, complesso biominerale di ferro, magnesio e vitamina E. Quindi assolutamente una crema ricca di nutrienti. Mentre un'altra che mi è piaciuta molto è questa qui all'aloe. Anche qui la cosa è molto soggettiva perché so che a gente fa schifo l'odore dell'aloe, non piacciono i prodotti a base di aloe. A me piacciono tantissimo, quindi insomma sono di parte, a me questa è piaciuta molto. Anche questa molto idratante, però come la prima sono riuscita ad utilizzarla anche come base e trucco perché si sì, idratante ma si asciugava in frettissima e lasciava la pelle morbidissima. Questa mi è piaciuta tantissimo. Ovviamente tutti questi prodotti sono naturali, non hanno parabeni, coloranti sintetici, PEG e 3000 cose insomma che sapete. E questa qui è proprio gli estratti di aloe e con corteccia di salice, complesso biominerale di zinco e rame, quindi anche questa molto molto nutriente e questa mi è piaciuta tantissimo. Poi sarà che appunto adoro i prodotti a base di aloe perché li trovo davvero lenitivi, idratanti, cioè mi piacciono tantissimo. E niente ragazze, queste erano diciamo le mie piccole review su questi campioncini. Spero che vi siano utili. Fatemi sapere se avete provato qualcosa di queste cosine e se avete qualche consiglio da darmi su come magari anche approcciarmi al bio per quanto riguarda i capelli. Poi sarà che insomma sono anche un po' più problematica, diciamo, perché comunque ho i capelli ricci tendenti al crespo e magari risulta anche un po' più difficile da trattarli. Niente, vi lascio il link sotto, magari andateci a fare un giro e ci vediamo al prossimo video. Ciao!